Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Purtroppo si alza la temperatura e inizia a piovere. Allora, siamo nel quartiere di Chiang Mai. Siamo proprio vicino a quella pizzeria dove sono andato a fare quella recensione. Sto andando a mangiare una cosa molto particolare, come tipo di cena simile alla hot pot, alla huo, e tra un po' vedrete tutto. Hello，两位。两位。在这里吗？谢谢，我的朋友一会儿来。Ed ecco Giro che è arrivato. Allora, è arrivato Giro. Giro mi ha consigliato questo posto particolare, è uno shock audience, ovvero un ristorante barbecue, però di alto livello, ragazzi, di alto livello. Sì, vuoi scendere? No, allora vado un attimo in bagno. Cioè, ragazzi, un buon locale si capisce pure da un buon bagno. I bagni sono quasi sempre alla turca. Oh, che non le ho. Qui. Allora, mentre hanno portato un posa genere fantastico per Ciro, vediamo un po' il menù. Eh sì, qua si può fumare al chiuso. C'è un po' di tutto, un buonissimo assortimento di carne. È solo vitello, giusto? Sì. E pesce, molluschi. No, no, anche il pollo. Anche il pollo? Ok. Ma non c'è maiale. Questo dobbiamo prendere però, non va. Ok. Ah, è piaciuto. Allora, la cameriera ci ha consigliato questo pezzo di carne, che è un Angus Suelon, quindi è tipo il drago di neve. E ci hanno portato questi tiao liao, l'ho detto giusto questa volta. Qui abbiamo sale e qui varie salse particolari, di questa salsa molto speziata. Ed eccolo qua. Ci segna che è Suelon. Ciro, mai visto le mie nuove scarpe? Le trovate? Le ho comprate oggi, nei sotterranei di Cheyenne. Tra l'altro, guardate che belle queste bacchette, sono molto caratteristiche. Già Ciro ha iniziato a girare le salse. Non lo so quanto pesa. Spiega cosa è appena successo con quel vaso che bolliva. C'era questo vaso con la carne che credo che sia stato a poco per affrontarla, c'è quel vapore. A un certo punto è esploso qualcosa, non si sa cosa. Ma siamo ancora
chi siamo. Bamia. Ciao. 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 Io non so fino a che punto sia legale questa cosa, però. No, 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 non toccare, non toccare. Ho detto che solamente chi è esperto può fare questa cosa. Tra l'altro Ciro, che l'ho addestrato per bene, ha ordinato la salsa di sesamo con un po' di salsa di soia e peperoncino. L'ho ordinata anche io, ovviamente. A dire la verità l'ho ordinata io. Allora andiamo all'assaggio della carne. Spettacolo. Io abito a Shenyang da 3 anni e forse questa è la prima volta che mangio proprio carne buona, 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 buona. Adesso assaggiamo la carne con questa salsa speciale. Tra l'altro sto facendo questo video solo per Gualdino TV, quindi spero che... Ma come fa gli ustate dentro? Mentre abbiamo qua una specie di insalata piccante con il tofu, orecchie di legno che è un fungo nero particolare cinese, cipolla, cetriolo, e poi qua abbiamo i lan mien, che sono gli spaghetti freddi, ormai molto famosi in Cina, ma è una ricetta tipica coreana. Posso girare, posso arriminare, ecco, sono così, sono freddi, un po' piccanti, questi qua sono... La Bai Sai, sono una verdura piccante coreana. È molto buono, questo qua lo mangiamo dopo però. Ciro, però fai una cosa, metti un po' di carne sulla griglia. Ragazzi, nel mentre in TV c'è lo Star Game del campionato di basket cinese, infatti c'è la gara dei tiri da 3. Ciro, come sta andando? Io sono soddisfatto, veramente. Complimenti alla cuoca. Meraviglioso. Questa qua è pronta per me. Sapete quando voi venite la prima volta in Cina, oppure vi innamorate dell'all you can eat,
e scoprite che la salsa di soia è buona e quindi la mettete poi dovunque, tutti vi prendono in giro, ma diventa vaffanculo l'aceto, vaffanculo l'olio, salsa di soia, sei tutto capito. Anche a te è successo, gira ormai. Poi stai qui tanto tempo in giro e scopri la gimazia, la salsa di sesamo. La salsa di soia, che si sentiva proprio potente, ha conquistato il cuore dell'occidentale, si ritira, va in pensione e la salsa di sesamo entra nei nostri cuori definitivamente. La mettiamo dovunque. Io la metto quasi anche nel latte, nel caffè, è proprio... Ma non si può spiegare questo a delle persone che non sono messe qua in Cina, Giro. Vai. Allora, Giro ha deciso di andare all'ospedale perché ha messo l'intero pezzo di carne dentro la salsa con wasabi. Vediamo una reazione live. Oh, poi dite che in Cina non puliscono. Guarda, sta pulendo tutto il passeggino, il portabambino, come si chiama quel coso lì? La sedia del bambino, il seggiolone. Ho perso le parole. Allora, ci resta solo da mangiare questo, gli spaghetti freddi. Abbiamo finito quasi tutto, anzi abbiamo finito tutto. La birra si sta bevendo da sola. Allora, vediamo un po'... Ma ci danno tipo un chilo di spaghetti qua dentro, no? Porco giuda! Vedo un po' di verdurine, un po' di pomodoro. Io sinceramente giro. La cucina è una cosa semplice. Le madrelingue parleranno. Ma l'uovo lo lascio a te. Giro, se non piove facciamoci una passeggiata però. Cioè, la passeggiata la faccio e poi andiamo da Giovanni. Giovanni Oh, Giro, andiamo? Sì. Ok, abbiamo finito di mangiare. Molto buono. Io tra lo shoukao e la fuoco preferisco un po' di più la fuoco, però veramente qualità eccezionale. Buonissimo, grazie Giro. Perché Medica, vi spiego un po', Shenyang è molto grande, non è la città della Cina più grande, però 8 milioni di abitanti. Ho sentito dire che ha una superficie più grande di Shanghai, quindi capite bene che da casa mia, dove sta Ciro, ci sono 19 km, quindi sono due città diverse per noi. Quindi quello che io posso proporre a Ciro è totalmente diverso da quello che lui può proporre a me. Capite bene? Ora Ciro mi sta portando in un posto strano, non so se fidarmi o meno. È un parco. Oh, Ciro mi sta portando in questo posto qua. È un video nascosto, Ciro, quindi poi si vede se si fa, va messo o meno, ti tranquillo. Però lo faccio un po'. Cioè, Giro, ma dove siamo? Hello. Ragazzi, io non so cosa abbiate visto, ma va bene così. Allora, Giro, chiamo un taxi, dai. Ma dobbiamo andare da quella parte lì. Napoli senza casco, vabbè, Sicilia, Napoli, Milano, ogni però, città. Ce l'hanno il casco, però c'hai l'appeso dietro, ce l'ha. La Cina è proprio il contrasto totale, perché c'è, vedi, gente in quattro sullo scooter che non gliene frega niente, cioè neanche in Sicilia, neanche in Campania. E poi vedi persone con un motorino elettrico che fa massimo 30 all'ora col casco integrale. Cioè, guardatelo. Vabbè, io sono davanti. Shifu, ni hao. Shi san wei lu. Na san jin jian lin shi guan.
abbiamo pagato circa 300 yuan in due. Ciro, 300 yuan quanto sono? Sono 40 euro. 35? No, sono 40. Ok, 40, 20 euro a testa in pratica. Però è stato alto livello, alto livello, alto livello. E ora andiamo da Giovanni a bere un bicchiere della Malaverna e poi andiamo a casa. Ci siamo lì. Eh sì, attenzione, attraversiamo, giro, vai, ora, ora, vai, 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 andare, 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 ma è chiuso Giovanni. Lo chiami tu o lo chiamo io? Hey guys. Già, 2 ore per aprire la porta, oh, ma porca miseria. Non si sente niente, perché non mi hai chiamato? T'ho chiamato. Hanno chiamato? Entrate. C'è riunione calcistica? I'm sorry.